Abbiamo salvato il Natale! Beh, che dire. Un bel premio essere soli. Non mi aspettavo che il salvatore del mondo si sarebbe ritrovato tutto solo alla vigilia di Natale. Ah, ciao. Posso rubarti un minuto? Certo. Innanzitutto, grazie di aver accettato la mia richiesta. Non ti preoccupare. Spero che l'opinione pubblica cambi, grazie alle tue azioni. Cambierà, vero? Lo scopriremo. Già, si tratterebbe di una riforma sociale mai tentata prima d'ora, ma credo che succederà. Shido ha confessato diversi crimini, saranno sufficienti per arrestarlo. Il problema sarà dimostrare la sua colpevolezza. Sarà dura, a meno che non si riesca a provare la correlazione tra il metaverso e gli arresti mentali. Sarò sincera, voglio che tu ti costituisca la polizia. Ah, bene, certo, costituirmi. La tua deposizione sarà necessaria a dimostrare la colpevolezza di Shido, anche se questo ti metterà sotto i riflettori. Verrai visto come l'eroe che ha salvato questo paese. Ma è impossibile che la polizia e i procuratori lascino accettare una cosa del genere. Se ti costituirai, verrai sicuramente arrestato. Wow, bella ricompensa! Chiuderò tutti i casi in cui hai coinvolto Shido. Intendo portarli tutti allo scoperto. Servirà a evitare che la società diventi nuovamente distorta. Non è quello che vuoi anche tu? Wow, provare la colpevolezza di Shido sarà necessaria alla mia deposizione, ma questo mi condannerà ad andare in prigione. Chissà cosa farà la polizia. Non permetteranno mai a un ladro fantasma di diventare un eroe. Se testimoniassi sui crimini di Shido, si potrebbe risolvere tutto, ma prima dovrei andare in prigione. Te lo chiederò di nuovo. Vorrei che ti costituissi alla polizia, di tua spontanea volontà. Ah, beh, non ce n'è bisogno. Akechi! Ma tu sei vivo! Yeah! Tu? Se mettono le mani sul colpevole, non sarà necessario che lui si costituisca, no? Sei vivo! Così sembra. Che bel sorriso beffardo! Hai detto non ce n'è bisogno? Che cosa intendi dire? Esattamente quello che ho detto. Accetterò di testimoniare contro Shido e i suoi crimini. Immagino che ti vada bene, vero? Vuoi costituirti? Esatto, non ho più secondi fini ormai. Scusami se te lo metto in dubbio. Se dovessi spiegarmi, direi che quello di ripagare i debiti è un semplice principio personale. Almeno per il momento mi fiderò del fatto che coopererai con le indagini. Mi risparmierebbe un sacco di tempo. Mi spiace, dimentica tutto quello che ho detto. Lo accompagnerò io. Ah, grazie, Keiichi. Non mi azzardo a dire che tutto andrà alla perfezione per te, ma scommetto che il caso arriverà alla sua conclusione naturale. Anzi, sono certa che andrà così. Oh, sai, grazie. Beh, buon Natale a tutti. Shido e le masse hanno subito un risveglio del cuore e il caso è quasi risolto. È così che le cose sarebbero dovute andare. Beh, buon Natale. Tan tan tan. Ho chiamato Sojiro, mi sembrava d'accordo. Ho una proposta, passiamo la vigilia insieme? Voglio comprare una torta e del pollo arrosto per stare in camera tua. Chi dovrei invedere? Non è che io abbia tante opzioni, gioco? E il fatto che io non abbia tante opzioni è un bene, perché io amo Futaba. Passiamo il Natale con Futaba. Va bene. Cosa? Sono ancora a Shibuya. Incontriamoci presto, non ne posso più di questa folla. Dovrei andare al luogo d'incontro. Oh beh, tanto meglio. Un Natale insieme alla mia fidanzata. Oh, eccoti! Buon Natale! Volevo vederti. È stata una giornata dura. Volevo vederti anch'io. Ok, muoviamoci. Come prima cosa voglio del pollo fritto. Una porzione grande quanto me. Allora una porzione piccola. Ok, andiamo. Un attimo, non dimentichi qualcosa? Cioè, sei il mio ragazzo, quindi diamoci la mano. Oh, sì. Guardate tra là, non vorrei dire, magari è solo un effetto visivo.
Ma col senno di poi questa cosa mi fa un attimo pensare. Guardate la pavimentazione come si sta muovendo. Sembra ancora di essere nel metaverso, ma magari questa è solo una distorsione del video, eh. Però col senno di poi, dopo averlo giocato il gioco, ti fanno pensare ogni singola cosa. Beh, eccoci qua. Ma non stringere troppo, ok? Non sono abituata a queste cose, per cui un passetto alla volta. Oh, che patata che sorride. Natale cancellato. Non può essere tutto pieno. Non è Natale senza pollo fritto. Mi basti tu, ti mangio io. Ci serve la torta, no? Ah, ok. Non perdiamo la calma. Possiamo ancora prendere la torta. Avanti. Sei un po' incazzata, Futaba. Oh, sembra che le abbiano finite. Mi scusi, per caso c'è ancora una torta di Natale? A dire il vero, sì. Ah, già. Game over. Ci hanno disdetto un ordine all'ultimo minuto. Questa è l'ultima rimasta. Cosa? Davvero? Comprala, vai. Certo che sì, la vogliamo. Ottimo, un secondo che vado a prendervela. Oh, wow, ma davvero? È il miracolo di Natale. Veramente? E l'abbiamo persino preso in una pasticceria sciccosissima. Natale è decancellato. Oh, sono contento che Futaba sia contenta. Sono contento. Oh, cavolo, è roba buona. Se fossimo in un anime di cucina, la gente si ritroverebbe senza vestiti dopo aver assaggiato questa torta. Cavolo, siamo stati davvero fortunati. È tutto merito tuo. Il mio segreto? Semplice, ma è arrendersi e fidarsi del proprio istinto. Però non ho fatto granché in tutta onestà. Davvero, sono io a ringraziare te per essermi rimasto accanto, anche nelle situazioni peggiori. Oh, tra l'altro, tieni, io ho un regalino per te. Delle cuffie? Che ce le date in una manina piccola così, tieni, un paio di cuffie. E tra l'altro ne ho presi due uguali perché, beh, siamo fidanzati. Così puoi pensare a me quando lo guardi. Quando le uso, se proprio. Me ne prenderò cura, grazie. Davvero? Bene, anche io sono molto felice. Ah? Futaba mi sta fissando. Che sorrisetto. È della panna sul naso, testone. Però Natale è proprio divertente. Non l'avrei mai scoperto se tu non ti fossi innamorato di me. Grazie, Phoenix. Sono io a doverti ringraziare. Allora diciamo che possiamo ringraziarci a vicenda. Ottimo, si dia inizio alla fase 2 del livello natalizio. Fusione festaiola. Oh, ehi. Sta nevicando ancora di più. Ora che non siamo più in mezzo alla folla è pure più bello. Ma non ho mai vissuto un Natale così. Il mio mondo si ingrandisce sempre di più. Sono super felice, così tanto che mi fa un po' paura. Oh. Ehi, fa freddino, vero? Posso sedermi più vicina? Che carina. Oh. Io e Futaba abbiamo trascorso del tempo insieme. Oh, caruccetti loro. Si è appena abbassata la percentuale. Akechi ha fatto cosa? Si è consegnato alla polizia. Me l'ha detto ieri mia sorella. Ha ammesso di essere responsabile dei recenti casi. Esatto, lo sapevo. Dunque è vivo. Akechi-kun è sopravvissuto e ha confessato tutto. Beh, penso che sia meglio così. Se Akechi-kun è vivo e può pagare per i suoi crimini, direi che non è andata così male. Beh sì, direi proprio di sì. Esatto. Beh, non dovremmo essere contenti. Ah, è Natale. Dovremmo goderci questa giornata il più possibile. Approvo, portiamo i festeggiamenti a livello massimo. Da queste parti quella che conta è la mia approvazione, sapete? Beh, fin tanto che non esagerate, direi che per oggi potete anche lasciarvi andare. E vai, buon Natale! Non ha sentito una parola. E dai, festeggiamo! Vabbè.
Quanto bel cibo! Chi ha portato quei tramezzini? Oh cielo, cosa vedo nei miei occhi? Cibo! Cazzo, non tocco cibo da 2 settimane io. Sarò del tutto sincero, non sono riuscito a portargli... Povero Yusuke. Povero in tutti i sensi, poverino. Non sono riuscito a portare niente da mangiare. Vi chiedo piuttosto di lasciare a me l'onere di la... Scusate, non riesco a essere serio. A lavare i piatti saranno di un bianco immacolato. Perché invece non sistemiamo tutti insieme? Allora, chi ha portato cosa? Io ho portato quei frutti di mare marinati. Assaggiamoli. Gnamete. Ah, troppo buono! Forse non sarà per tutti i palati, ma io ho portato quei formaggi. Io ne vedo uno, però, va bene. Oh! Ha lo stesso odore di un calzino sporco! Oh, però è buonissimo! Che sollievo! Oh, è un croccambulè, che bello! L'ho fatto con le mie mani. In realtà mi è bastato comprare dei bignè e metterli uno sopra l'altro. La semplicità. Una composizione così artistica che quasi non oso prendere un assaggio. In fatto di dolci, Anna è la regina. E invece, chi ha portato questa scatola? Oh, sembrano altri dolcetti. Non è mia, comunque. Ecco, sarebbe mia. Ryuji, ha portato dei dolcetti? Ryuji e dolcetti? Ma poverino. Perché è così strano? Dolcetti? Ehi, dove volete arrivare? Non ce l'aspettavamo, tutto qui. Credevo che avresti portato della carne. Quando penso a te mi viene sempre in mente il pollo. Ryuji, un pollo. Scusa, non lo intendevo in senso comparativo. Ti prego, basta così, non interferire. Non sei per niente un fifone. Hai sentito quello che ho detto? Dai, non fare il depresso. Siamo qui tutti insieme, festeggiamo. Tutti insieme. Oh. Mona-chan. Stavo cercando di evitare l'argomento, ma non è facile. Se solo Mona fosse qui con noi. Ciao, sono tornato. Qualcuno mi ha chiamato. Allora, a parte il momento in cui vedi Morgana di nuovo qui e sei felicissimo, ma da dove cazzo è uscito suo giro? Scusami, che il bancone è a L, quindi suo giro è andato di qua dove il bancone è chiuso ed è andato ad aprire la porta. Come ha fatto che l'è uscita dall'altra parte? È mago suo giro. Sì, stavamo parlando di... Ma cosa? È impossibile! Credevo che fossi scomparso! A quanto pare ero sparito solo nel metaverso. Dunque, nella realtà sei rimasto un gatto. Quando mi sono svegliato mi sono ritrovato a Shibuya, acconciato così. Ci è voluto più tempo di quanto pensassi per venire fin qui. Se stavi venendo qui avresti dovuto dircelo, scemo! Come faccio? Mica c'ho il telefono io! Eravamo così preoccupati! Beh, anche io ho portato una sorpresina. Pollo fritto, ma vi assicuro che non ha niente a che fare con il discorso di prima. C'è ancora spazio a tavola? Oh, ecco il nostro capo! Pare che finalmente ogni cosa vada per il verso giusto. Che carini, tutti assieme. Dai, iniziamo. Dobbiamo celebrare i frutti del nostro duro lavoro e del mio grande ritorno. Adesso non esagerare. Aiuto! Miau! Le cose sono finalmente tornate alla normalità. Ora ci siamo tutti. Miau. Oh, che carini che si sono tutti insieme. Ciao, sono tornato. È il più bel Natale di sempre. Oh, che caruccette che sono. E per giunta Morgana è di nuovo tra noi. Sono troppo contenta. Oh, sto per mettermi a piangere di nuovo. Ah, Lady Anne, anche io sono contento di essere tornato. Anche Morgana è contento. Ecco la foto per te, Mona. Un piccolo scatto post party. Miau. Ah, una splendida immagine. Già, è proprio bello vederli insieme. Voi due siete molto legati, Phoenix? È come un familiare per me. Siamo come una famiglia, Quindi è come se fossi il fratello maggiore, giusto? Comunque sia, vedi di non sparire di nuovo, intesi? Non voglio più dover stare in ansia per te.
Futaba. Già, stasera dovrebbe essere un momento di festa. Sono contento di farne parte. So di averlo già detto, ma grazie. Grazie a tutti. Sono felice di essere tornato da voi. Grazie a te di essere tornato, Morgana. Oh, e ora siamo tutti riuniti. Vuoi salvare? Assolutamente. Ah, oh, è stato un bel Natale. E la Madonna, sti 5 giorni che abbiamo fatto. Non lo sapremo mai. Miau. Manca un solo giorno alla fine dell'anno. So che è all'improvviso, ma domani daremo una festa di fine anno. Figo! La organizzi tu, Futaba-chan. Grazie di avercelo detto. Sojiro ci preparerà i noodles di soba della vigilia di Capodanno. Oh, che fame che mi viene. In tal caso va bene se ci incontriamo di sera? Posso invitare mia sorella? Certo, tutto il locale è prenotato comunque. Allora dovremmo invitare anche Yoshizawa. Ci hanno già pensato Morgana e Futaba, ma... è stato molto d'aiuto in quel palazzo. E poi la vigilia di Capodanno non avrà mica gli allenamenti. Sono d'accordo. Allora, Phoenix, sei ufficialmente il nostro coordinatore eventi. Tocca a te contattarla. Ne sarà entusiasta. Va bene, ci vediamo domani. Una festa di fine anno, eh? Non vedo l'ora. Oh, invitiamo Yoshizawa, dai. Va bene, adesso le scrivo. Pip, 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 pip. Yoshizawa sarà libera l'ultimo dell'anno? Scopriamolo! Eccola lì! Grazie per avermi invitato, però ammetto di sentirmi un po' come se fossi un'intrusa. Non occorre tanta modestia, dopo tutto quello che abbiamo passato, nessuno qui è un estraneo. Quanto sei elegante, Yusuke. Già, sai, anche tu sei stata di grande aiuto per Phoenix. In tal caso, accetto la vostra offerta. Ma lo sguardo di Ryuji, che cazzo è quella roba? Io non riesco a smettere di guardare quell'affare che indossi. Dunque ha catturato anche la tua attenzione. Mi è saltato all'occhio mentre mi aggiravo per la città. È un regalo a me stesso per la fine dell'anno. Volevo ricompensarmi. Che ne pensate? Della sciarpa intendo. È decisamente unica. Oh, vedo che anche tu apprezzi la sua singolare bellezza. Un po' troppo singolare forse. Interessante questo discorso sulla moda, ma se non ci date dentro con quei soba si afflosceranno. Oh già, chiedo scusa. Grazie per il cibo. Si mangia. Oh, devono essere stati buonissimi. Oh, che buoni. Sakura-san, questi noodles li ha fatti lei, giusto? Sono fantastici. Potrebbe aprire un ristorante di soba. Oh, grazie. Ne ho fatti un po' troppi. Se qualcuno vuole il bis. Secondo giro, per favore. Quanto sei veloce a mangiare. Mangi molto più di quanto mi sarei aspettata, Yoshizawa-san. Ha una pancia senza fondo. Davvero? Ed è così magra? Star-senpai, non prenderli in giro così. Il mio appetito è del tutto normale. Gli ultimi aggiornamenti sulle notizie più importanti. Dopo 2 settimane di silenzio, l'ufficio del procuratore intende portare avanti il caso dell'anno. È stato annunciato che Masayoshi Shido verrà messo sotto accusa per i crimini che ha confessato. Sta succedendo finalmente. Avevo intenzione di dirvelo, ma non così presto. Il caso si è risolto grazie a un certo testimone. Chissà chi era quel testimone. Ma se non altro, posso condividere con voi una buona notizia. Sarebbe a dire... La donna coinvolta nelle false accuse contro Starkun ha rilasciato la sua deposizione. Non posso ancora affermarlo con certezza, cioè i brividi, ma i suoi precedenti penali potrebbero venire cancellati. Ale! Davvero! Ma è fantastico! Congratulazioni, senpai! Si tratta ovviamente di informazioni riservate, intesi? Che bella notizia, Phoenix. Allora sarà davvero un felice anno nuovo. Incredibile, un lieto fine nel mondo reale. A seguire uno speciale di fine anno della durata di ben 2 ore su Tokyo Vice. Una storia vincente con la partecipazione dei volti più famosi di questo canale. Non mi arrenderò mai. Ultimamente si vede solo quel tizio in televisione. Ah sì, è un modello che è diventato attore. Con un fisico del genere non mi stupisce che sia così popolare. Quindi vanno tutti matti per quello, eh? Se somigliassi di più a quell'umano, magari Lady Anne. L'anno volge al termine, andiamo a scoprire come la gente sta trascorrendo queste giornate. Ora che ci penso, quest'anno sono successe un sacco di cose. Vero, eh? È come se avessimo vissuto più anni della nostra vita in soli 12 mesi, non trovate?
Dubito che sperimenteremo qualcosa di anche lontanamente simile nei prossimi tempi. Beh, sarà solo il mio punto di vista, ma spero proprio che vada così. Beh, allora il prossimo anno non saremo altro che dei normali tranquilli studenti. In tal caso suppongo che sarai in grado di gestire da solo i tuoi compiti delle vacanze, vero? Ti prego, senpai, non ricominciamo. Tra l'altro, senpai, non Makoto. Ryuji un cretino. Ehi, vaffanculo. No, sono tutti contenti. Sono successe così tante cose negli ultimi 12 mesi, ma in fin dei conti li abbiamo passati insieme. Voglio pensare che sia stato un grande anno per tutti. Già, non ho la certezza assoluta, ma ho la sensazione che il prossimo anno sarà ancora migliore. La penso allo stesso modo, strano però. Beh, naturale, vista l'allegria scaturita dai nostri festeggiamenti di fine anno. È vero. Una folla di giovani si è radunata a Shibuya per aspettare la mezzanotte ed è... Non vorrei dover andare, ma credo sia giunto il momento. Ci si vede l'anno prossimo, giusto? L'anno prossimo. Sojiro, Yoseki, presto! Dai, tira fuori i piatti di Capodanno e non scordare i fagioli neri. Sì, sì, ho sentito. Se inizi a preparare i fagioli ora, saranno pronti per domani mattina. Non preoccuparti per il cibo, pensa solo a farti una bella dormita. Andiamo già a dormire, così? Finiti i festeggiamenti? Ragazzi, che tristezza! Felice anno nuovo! Oh merda, è già il nuovo anno! Felice anno nuovo! Lo scorso anno sembra ieri. Ci riuniamo per una festa o roba del genere, dobbiamo festeggiare in qualche modo. Hai qualcosa in mente? Non so, tipo una gara a chi mangia più mochi o qualcosa di simile. Un'idea screva di qualsivoglia dignità e eleganza. Non so cosa fare, ma di sicuro voglio vedervi tutti. Anch'io, ma non domani, ho già impegni. Anche io, scusate, però qualsiasi altro giorno va bene. Certo, possiamo decidere in seguito. Comunque, felice anno nuovo, sarà un anno fantastico, gente. Ehi, Phoenix, non dirlo agli altri, ok? È solo che, anche dopo essere scomparso, ero ancora vagamente cosciente. E trovarmi così lontano da voi è stato davvero spaventoso. Così ho pensato, ammesso che fosse possibile, che sarei voluto tornare da voi. Ecco perché sono così contento di essere riuscito a tornare. Oh, patato. Resta con noi per sempre. Se è questo che vuoi. Ma, tra l'altro, questo per sempre va a includere una vita normale, quindi 90 anni, gli anni di una persona, o gli anni da gatto? Cioè, Morgana vivrà 15 anni come in teoria vivono i gatti o vivrà una vita normale? Boh, speriamo per lui che siano tanti. Beh, si è fatto tardi, andiamo a dormire. So di averlo già detto, ma spero che resteremo uniti come adesso, Phoenix. Certo. Oh... Caruccetti loro.